Buonasera amiche, buonasera amici. Mi chiamo Marcello Secco, faccio questi video perché sono appassionato di moto. Se anche tu lo sei come me, iscriviti al canale e attiva la campanella perché pubblico un video al giorno. In questo modo sarai costantemente aggiornato, aggiornato sui nuovi contenuti. Bene, oggi voglio parlarvi di una moto di cui vi avevo già parlato, nel senso che avevamo già visto la moto Guzzi Griso. Nella cilindrata di 850 cm cubici, vediamo stasera invece nella cilindrata, la stessa moto, nella cilindrata di 1100 cm cubici. Perché mi ha scritto Leo Motors, quindi lo chiamerò Leo, che mi ha appunto scritto quanto vado a leggere e naturalmente metterò qui sotto lo scritto. Quanto ho sognato questa moto, pur non avendola mai posseduta, mi scrive Leo. Ho sempre pensato di acquistarne una non appena avrei terminato l'università. Ero innamorato della 1100, un vero peccato che sia stata messa da parte in favore dell'economica V7, quindi non potevo che parlarvi di questa moto. Quindi vediamola prima di tutto nell'immagine, eccola qui in questo bellissimo color nero. E partiamo dal nome della moto, quindi perché si chiama Griso, perché deriva da uno dei personaggi del romanzo dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, che si svolge il romanzo presso il ramo del lago di Como, dalla parte di Lecco, dove si trova anche la sede storica della moto Guzzi, precisamente a Mandello dell'Ario. Quindi la moto venne prodotta a partire dal 2005 fino al 2011 e il motore è appunto una cilindrata di 1064 cm cubici, due cilindri AV, classico motore della moto Guzzi di 90 gradi, con raffreddamento ad aria e radiatore di raffreddamento per l'olio. Quindi qui sotto il cilindro destro c'è, in una posizione un po' particolare, ma visto la conformazione appunto della moto possibile, il radiatore dell'olio che serve appunto per aggiungere un ulteriore raffreddamento al motore stesso, vista la sua, insomma, imponenza, cilindrata, eccetera. La potenza massima quindi è di 88 cavalli, 8000 giri al minuto, una coppia massima di 94, praticamente 10 kg, a 5400 giri al minuto, quindi una notevole coppia. La trasmissione finale, con un'altra caratteristica delle moto Guzzi, qui ben evidente nell'immagine, è ad albero cardanico. L'altezza della sella è di 790 mm, ho trovato questa indicazione, anche se la 850 è alta 800 mm, comunque siamo in quell'ordine di grandezza. Il telaio bellissimo, poi vedete in tubi d'acciaio che si vede bene in questo caso il telaio che parte dal forcellone, se vogliamo, dalla parte posteriore per salire fino al canotto di sterzo, con questi due tubi che abbracciano insomma il serbatoio. E quindi la doppia culla in tubi d'acciaio, abbiamo detto, la sospensione anteriore formata da una forcella rovesciata da 43 mm con escursione di 120 mm, mentre al posteriore abbiamo un monobraccio con levraggio progressivo ed escursione di 110 mm alla ruota. Freno anteriore formato poi da un doppio disco, eccolo qui bello nell'immagine, da 320 mm con pinza a 4 pistoncini, posteriore da un disco singolo 282 mm, naturalmente a 2 pistoncini. Le ruote in lega leggera sono da 17 pollici a 3 razze, la capacità del serbatoio 17,2 litri e la velocità massima di ben 212 chilometri orari, chiedo scusa. Il peso, volevo dire questo, a secco della moto è di 227 chilogrammi, quindi certamente non un peso piuma, ma ricordiamoci appunto che è una moto con una cilindrata veramente notevole. Mi ricorda, appunto, volevo chiudere così in questa colorazione l'aquila che si può vedere sul lago di Como qualche volta, e questa Guzzi incarna perfettamente insomma uno stile e una possenza proprio del motore, che richiama la forza dell'aquila.
Bene, quindi se vi è piaciuto mettete un like, se non vi è piaciuto dislike, iscrivetevi al canale, attivate la campanella in modo da essere costantemente aggiornati. Qui sotto i vostri commenti, sempre molto graditi. Ciao, buona serata.